Le celebrazioni si aprono di fronte alla casa dello studente, luogo simbolo del terremoto che fece 309 morti, con il prefetto dell'Aquila a deporre una rosa bianca e con lei il sindaco della città. L'Aquila può e deve diventare un modello per arrivare finalmente a un codice della ricostruzione che in Italia manca. Qui abbiamo sperimentato tecniche di restauro, norme, procedure, regolamenti, abbiamo sperimentato anche un modello di rilancio socio-economico. L'Aquila dunque che torna a volare dopo 14 anni esatti dal sisma. Nel capoluogo la ricostruzione privata vede istruite il 97% delle pratiche presentate, erogato invece meno del 60% dei fondi necessari per le opere pubbliche, con il Duomo ad esempio ancora inagibile e il cantiere aperto soltanto un mese e mezzo fa. Però per quello che riguarda poi le frazioni, i piccoli comuni, parlo di Paganica, Tempera, di Castelnuovo ad esempio, anche di Onna dove le sta, lì insomma i dati sono una cosa, forse la realtà dei fatti è un'altra. Beh sì, le carte dicono che il 100% della ricostruzione è stata completata, la realtà dice che di cantieri chiusi siamo al 50%, poi ci sono un 10% di cantieri avviati e c'è un 40% ancora da fare. A Giustino Parisse, che in quel 6 aprile perse due figli e il padre, la casa la stanno ricostruendo solo ora. Le colpe sono molteplici. La domanda che mi pongo è un fallimento della ricostruzione? Che senso ha ridare la casa ai terremotati dopo 20 anni che hanno cambiato vita? Hanno 20 anni in più di età. Intanto al Parco della Memoria il Comitato delle Vittime chiama a raccolta studenti e cittadini. Quella raccontata al microfono e sugli striscioni è una memoria che vuole però essere già futuro. Noi sentiamo la responsabilità di costruire la memoria proprio in questo momento in cui arrivano nelle scuole generazioni che non hanno vissuto il terremoto e che non ne hanno ricordi personali. Lilli, la nipote di Antonietta Centofanti, che nel sisma ha perso un fratello, spera che qualcosa cambi. Ci auguriamo che non servano più sentinelle della memoria, che diventi veramente quello di giustizia, di salvaguardia, di legalità, diventino comunque dei concetti interiorizzati, che non ci sia più bisogno di parlarne, non ci sia più bisogno di avere comitati vittime, familiari di qualcosa.